Allora, secondo me i problemi più grossi che tu hai sono fino all'uscita della chicane veloce. Vedi, perché tu fino a qua hai perso 3 decimi. Da qui a qui non perdi, sì, perdi, ma non perdi tanto, perché poi vedi, anche poi in uscita vai a recuperare alla fine, Ok. quando va a stentare. Va così? Vabbè, adesso me lo dirai dopo, eh? Già adesso lo sento meglio. Sì, speriamo che non si pianti troppo il culo adesso. Speriamo. Vabbè, oh. Le prove tocca farle. Bravo. Bene ragazzi, siamo finalmente qui per il video di gara 2. Prima di introdurre però la gara, vorrei ricordarvi che cliccando qui in basso a destra vi potrete semplicemente iscrivere al canale. Per chi fosse già iscritto, magari attivate la campanellina in modo tale che vi arriverà la notifica ad ogni nuovo video caricato. Insomma, diciamo più due posizioni, quindi che cosa c'è da lamentarsi? Adesso testa bassa e andiamo a prendere Palumieri. Palumieri è andato lungo, quindi o ha le gomme troppo fredde o è forse messo sotto pressione. Assolutamente prenderlo, ce l'ho qui davanti e non voglio saperne nulla, lo devo prendere a tutti i costi. Motore che appena ne ho un po' di più mi molla,
cavolo! Non ci voleva adesso. Avevamo preso un ottimo margine da Machado e Bruni dietro, però a quanto pare tutto resettato. Sicuramente perderò la posizione perché con il motore che ho, che se la fa sotto quando vede qualcuno. Tanto non serviva a nulla chiudere perché aveva la scia e ne aveva di più di motore l'unica cosa è che si voleva ficcare anche Bruno. Per cortesia, Bruno è anche troppo. Ivan, ti restituirò il favore. Della scia, quindi a favore suo, potrebbe tentare il sorpasso in fondo al lungo dritto. Intanto va già in protezione Machado Perez con Azzori che si fa vedere all'esterno addirittura, vediamo se ci prova. Immagini che indugiano invece sulla vettura di Bruni, addirittura Azzori all'esterno, straordinario attacco di Azzori, riesce. Che sorpasso Azzori, grandissimo sorpasso di Azzori all'esterno, da applausi davvero nei confronti di Ivan Machado Perez. Peccato esserci persi la fase cruciale dell'attacco. No! No!
perso la marcia. No! Cavolo! Adesso tutto il margine che avevo, no! Ed ho un maciato incollato dietro. Adesso devo soltanto chiudere, perché mi sono innervosito e sto facendo un macello. Non ci volevo. Traiettoria aspettatissimo. Che cosa ho fatto? Ho rovinato tutto. Ho rovinato la gara. Mannaggia a me. Comunque, queste sono le gare. C'è rimasta qualche curva, ma ovviamente chiuderà ovunque. Bravissimo Ivan, bravissimo, non ho potuto fare nulla. Come ti ho fatto i complimenti in pista, ti li faccio di nuovo qui, perché davvero, ahimè, non ho potuto fare nulla. Ho provato, ma ne avevi di più in quel momento. Ho sbagliato, ho fatto i miei errori e ne ho preso le mie conseguenze. Comunque, bravo, bellissima gara. Bravo, bravi. Bravo, bella gara. Bravo, grazie. Grazie per lo spettacolo. Adesso il campionato è un po' in dubbio, perché siamo io e Critelli ad un punto di differenza e poi abbiamo 50 punti circa Machado e a 40 Palumieri. Rimangono 4 gare, quindi l'assegnazione dei punti è ancora aperta, però è molto 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 dura. Speriamo di farcela, ma che cosa ho fatto? Ho perso 5 punti importantissimi. Non ci voleva. Vi lascio con le ultime clip registrate in pista e in più vi svelo quello che vi avevo accennato all'inizio di gara 1. Per quello dovrete aspettare un po', perché se ne parla circa intorno a ottobre-novembre. Però ci sarà da divertirsi. Inoltre vi invito mercoledì prossimo a non perdervi il video del volante di 3D Rap, che è proprio qui dietro di me. Però non vi faccio ancora vedere nulla, dovrete aspettare il video e poi uscirà un bel post su Instagram dove presenterò il volante. Detto ciò ragazzi, ci vediamo mercoledì. Poi io so che tu hai guidato un kart, ho visto il video. Volevo farti una proposta. Sei ospite da me, ti faccio guidare per 2 giorni un kart da mondiale. Mamma mia, subito! Un kart da mondiale, con uno da allenamento. Va bene, aggiudicato, va bene. Io direi che vieni, ti fai una passeggiata da me a Frosinone e andiamo un po' a scannare il kart. Se poi gli do la paga, che scusa si inventa? Della macchina, però non ho mai guidato una moto, quindi io ti dico che secondo me è più stancante il kart della moto. Proviamo. Mi saprai ridire. Non lo saprei dire. Sì. Bene, quindi state, mi raccomando, seguite tutto perché ci sarà da divertirsi. Ci
ci stiamo arrabattando, non ci si vede, ci stiamo arrabattando, arrabattando con le varie cose, guardate come gira Francesco. Siamo al box. Riprendo il mio PC. Porga sul mouse, metti sul mouse tutto, anche le forbici. Vada. Allora, vado al team principal. Team principal, contribuisca anche lei al videovlog di Azzori. Venga anche lei. Noi abbiamo ospitato Critelli sotto la nostra tenda e gli abbiamo portato molto bene. Rendo grazie al Derba Corse. Ha rotto il motore, ha rotto il filo del gas, ha rotto i freni e ha rotto anche il secondo. Ha spompato il secondo motore, insomma. Quindi noi lo ospiteremo anche il secondo weekend, il prossimo weekend sotto con una tenda. Intanto esatto. Se non c'era il Derba Corse il motore non lo mettevo. Rispetto. Ciao Turchetto! Sicuro, massimo rispetto. Che, tra parentesi, mi hanno anche portato la pizza a l'una di notte perché hanno visto che non stavamo mangiando dalle 5 e mezzo di pomeriggio. A Critelli gli devi solo voler bene, caro. detto così francamente, per tutte le volte che mi avete aiutato voi a me, era il minimo. Ti ho dato la dritta per vincere, quindi hai già tutto.